È tutto pronto qui in piazza a Basciano per ripartire con la sagra del prosciutto. Ultimi preparativi, sindaco Frattaroli, perché stasera comincia la sagra. Sì, questa sera comincia la sagra, finalmente dopo 2 anni di assenza, un anno appunto anche ancora più emozionante, reso importante da 2 anni di assenza a causa Covid. Siamo pronti, ecco gli ultimi preparativi per raccogliere i tanti cittadini, turisti che decideranno di venire qui a Basciano a provare il prosciutto, oltre accompagnato da altri cibi, altre bevande, e anche a sentire il festival dell'organetto Dubot. Dalle ore 19 non sarà possibile salire in centro storico, ma saranno lasciate nell'area del campo sportivo, dove ci sarà un bus navetta che porterà appunto gli avventori fino al centro storico. Bruno Di Ruggero è stato presidente per 14 anni della Proloco che organizza la sagra di Basciano. Siamo curiosi, quanti prosciutti vengono consumati durante una sagra? Ma penso dai 250 ai 300 prosciutti a secondo dell'annata, a secondo del pubblico, del tempo, del caldo, diciamo, ecco. E si può fare una stima dei visitatori, di quelli che verranno a assaggiarlo in tutte le serate? È oltre 10.000. Sempre più di 10.000 persone. Quindi vi aspettate anche quest'anno questi numeri? Speriamo, dopo 2 anni di fermo, o ci sarà un boom perché la gente ha voglia di uscire, o se c'è ancora paura, non lo sappiamo. Lo vedremo da stasera. Lo vediamo da stasera, sì, indubbiamente.